soprattutto per l'alluvione, anzi per le alluvioni che hanno colpito la Liguria a ottobre, novembre, a dicembre. Aspettavamo 100 milioni di euro, in realtà poi c'è un emendamento ha distratto qualche fondo a favore di Messina, ma comunque alla fine sono 45 milioni quest'anno e 45 il prossimo anno, quindi sono 90. E che aggiungendo comunque i 10 dell'anticipazione comunque sono 100 milioni. Siccome poi sono sbloccati anche fuori il MAGA in settimana, che stanno per arrivare, cominciamo ad avere una massa di finanziaria significativa per affrontare almeno in parte danni molto consistenti. Insomma, adesso naturalmente il problema deve andare in aula, poi deve andare alla Camera, quindi mancherà ancora qualche settimana, ma se l'aula e la Camera confermano questa posizione della Commissione, che è molto importante, naturalmente possiamo avere un po' di respiro per i comuni, le province, le imprese, le famiglie che hanno avuto danni. Insomma. Poi naturalmente bisogna vedere quando questi soldi arriveranno materialmente, perché quelli del MAGA sono arrivati dopo un anno, però il fatto che siano stanziati comincia a consentire a me, che sono commissario, di programmare degli interventi a partire da quello di Via Giotto e ad affrontare alcuni nodi veramente molto drammatici. Adesso non è ancora tempo, come dire, di abbassare la guardia, ma insomma, il passaggio alla commissione parlamentare che inserisce l'emendamento del consenso del governo è un passaggio molto molto importante.